Chi è andato a parlarci ha ricevuto una risposta, però... Tornare a fare lezioni online abbandonando la didattica digitale integrata è quanto chiedono gli studenti del liceo scientifico Marconi, che questa mattina si sono riuniti al campus per far sentire la loro voce. Hanno raccolto 273 firme per chiedere al preside di prendere in considerazione la loro proposta. Basta lezioni online, si torni tutti in aula. La didattica mista per gli studenti delle classi quinte del liceo scientifico Marconi di Pesaro è diventata penalizzante anche a fronte dell'esame di Stato che quest'anno dovranno affrontare. Da qui il desiderio di riunirsi nel pieno rispetto delle norme anti-Covid in una manifestazione pacifica. Questa mattina al campus i liceali si sono seduti a terra, tutti distanziati l'uno dall'altro e muniti di mascherina. Uno striscione per ribadire che un'alternativa esiste. Le 15 quinte del liceo hanno chiesto al preside Riccardo Rossini di poter ragionare sull'utilizzo di altre aule più grandi, come quelle dei laboratori, dove poter tenere le lezioni in presenza. Non sempre, infatti, la didattica online funziona, spesso salta la connessione e gli studenti così non ci stanno. Abbiamo ideato un piano con 15 classi, chiamiamole speciali, particolari, più grandi, che possono accogliere più studenti che sono presenti nella scuola, e chiediamo essenzialmente al preside di andarle a modificare per appunto poter ospitare tutti gli studenti, comunque mantenendo le norme. Il dirigente scolastico ha preso però le distanze dalla proposta degli studenti. È comprensibile la loro protesta e in parte sono con loro, l'esigenza di fare scuola in presenza è anche la mia esigenza, però il problema è sotto gli occhi di tutti, c'è un aumento del contagio, non mi sembra che sia opportuno in questo momento abbassare la guardia. Noi abbiamo dentro le nostre classi una distanza sociale di oltre 2 metri, ci hanno consentito ad esempio di non propagare il caso Covid che abbiamo avuto, nel senso, noi abbiamo avuto un ragazzo di prima positivo che è stato 3 giorni in classe con un gruppo ristretto e non ha contagiato tutti gli altri, perché tutti gli altri al tampone sono risultati negativi.